È un'evoluzione, diciamo, rispetto comunque a una storia che mi ha sempre visto su un fronte movimentista, diciamo, da tanti anni, diciamo, idealmente, approdando poi a quello che è stato successivamente la grande speranza del Movimento 5 Stelle, che purtroppo a mio avviso è stata grandemente tradita. E quindi niente. Si va avanti considerando quella che è stata una posizione che Fratelli d'Italia ha mantenuto coerente nel corso dei due governi, in particolare ultimi, dove ha mantenuto, diciamo, ha evitato quantomeno di assecondare delle iniziative che hanno procurato danni al paese, che sono state sicuramente improvvide e di cui in qualche maniera purtroppo anche la nostra regione dovrà fare i conti. Quindi, ecco, io penso che in qualche maniera bisogna rimboccarsi le maniche per il territorio. Quindi c'è questa necessità di collaborare con questo gruppo dirigente, in particolare c'è una sintonia di vedute e idealmente, ripeto, trovo più facile, entrare nelle dinamiche. Quindi, sono aspetti che riguardano sia idealità dei principi nazionali, diciamo, del partito, che riguardano gli aspetti più locali, su cui ci sarà però molto da lavorare. Ovviamente da parte mia c'è la volontà di dare stimolo e pungolo a tutte le iniziative per il territorio, a favore del territorio. Cipolletti, il suo è un ritorno un po' alla destra sociale, possiamo dire, è stato un La destra simpatizzante del movimento sociale. sociale ha una sua storia, ma ripeto, io adesso voglio guardare e ovviamente guardo le cose dal punto di vista della pragmaticità del momento, un momento particolarmente difficile dove la gente è in grandissima difficoltà. Quindi sarà necessario che tutti i partiti, tutte le forze politiche recuperino un equilibrio e un'attenzione per quelli che sono i problemi più spiccioli. Che è un ingresso che qualifica la pattuglia dei rappresentanti di Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio regionale, una collaborazione che è nata all'interno del Consiglio con delle proposte importanti sulla voglia reciproca di far crescere la nostra regione. Questo vuol dire tanto, vuol dire che Fratelli d'Italia continua a crescere nella nostra regione, vuol dire che si rafforza la maggioranza e significa che il governo del presidente Marsilio piace, aggrega e soprattutto viene riconosciuto un lavoro che il presidente Marsilio ha fatto in questi anni, riuscendo a raggiungere degli obiettivi importanti e storici per la nostra regione. Ma vuol dire anche da un punto di vista politico altro, vuol dire che si disgrega il centro-sinistra che perde pezzi, e questo anche a causa del loro atteggiamento, come avete visto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Le opposizioni continuano a fare ostruzionismo cercando di paralizzare l'attività delle commissioni e del Consiglio, a dimostrazione che non hanno capacità di proporre assolutamente nulla e che l'unica cosa che vogliono cercare di fare è di paralizzare il buon governo del presidente Marsilio, che andrà invece avanti, oggi rafforzato anche con la presenza di Marco Cipolletti.